io fin da subito mi sono messo a disposizione se era questa la indicazione per noi, e sapendo che, come ho avuto modo di scrivere, è una situazione molto nuova e per certi versi troppo nuova per qualcuno. Oggi sono qua a Romanista e come ho avuto modo di dire anche ieri, la federazione è vestire la maglia della nazionale, l'ho vestita tante volte, ho portato il colore della nazionale tante volte senza per questo rinnegare la squadra nella quale giocavo o senza per questo portare in nazionale particolari tendenze di parte verso la squadra per la quale giocavo. Quando si veste la maglia azzurra, e così deve essere, il presidente federale sveste i panni della sua componente, sa che deve rappresentare tutti, ma così per i presidenti di Lega. Presidente della FIGC, soprattutto uno come te, che cosa può praticamente cambiare? A partire dalle seconde squadre, che si può partire già dal prossimo anno. Cambierebbe sicuramente la formazione dei nostri giovani e inserirebbe anche nei nostri campionati quello step che in tutti i paesi c'è. Non abbiamo fatto la statistica, ma parecchi dei ragazzi stranieri che sono arrivati sono passati dalle seconde squadre della loro squadra di club e oggi stanno giocando nei nostri campionati. La percentuale dei ragazzi che anche in Spagna diventano professionisti passando attraverso le seconde squadre è altissima. Noi abbiamo fatto una statistica recente su i giovani passati nelle primavere dal 2010, 2011, 2013, 2014 e a distanza di 5 anni dove sono? I professionisti sono intorno al 23%. È riprendere in mano quel filo e continuare su quella che è la nostra idea. Qualcuno mi ha detto e ha osservato che la nostra componente ha perso due volte. Al nostro interno non ci sentiamo di aver perso. Perderemo il giorno che perdiamo la nostra linea e che perdiamo il nostro essere componente tecnica della federazione, credo quello sia il giorno in cui perderemo anche dal nostro interno, è di fare una candidatura per e non aspettare che qualcun altro si candidi del nostro mondo che noi non condividiamo per poi dover fare una candidatura contro. Quindi la nostra candidatura, ed è per questo che io dico che la mia candidatura, nel momento in cui troviamo invece una persona che riesce a fare sintesi tra di noi e a metterci d'accordo e che vada bene a tutti, io non ho problemi a non depositare la candidatura che è già pronta. Quindi la mia candidatura vuole essere, non è contro Siviglia, contro Gravina, contro... E oggi hanno detto che anche gente che non vota, appunto, hanno detto che vorrebbero te come presidente. Gli altri non si esprimono. Soprattutto gente che non vota. Purtroppo. Non so se purtroppo per fortuna, però... Soprattutto gente che non vuole. Però gli altri non si esprimono, no? L'esigenza del cambiamento. Allora noi siamo. Allora, una volta mio compagno di squadra, di cui non faccio il nome, ha sintetizzato quello che è lo spirito nazionale, quello che lui dice a ridosso delle elezioni politiche, ha detto: io di politica non capisco molto, io vado e voto la maggioranza. E ha sintetizzato quello che è il pensiero di parecchi italiani. Insomma, quindi il nostro sistema prevede che bisogna capire qual è il carro del vincitore. Cos'è il calcio? Credo che sia quello, faccelo spiegare dai bambini e forse faremo meno calcoli elettorali e cercheremo di ridarglielo il prima possibile. Perché sono molto genitore in questo e molto calciatore attivo e quindi quando vedo che invece insomma il nostro giocattolo lo stiamo utilizzando al contrario, mi dispiace. Ti fai come allenatore della nazionale nel caso? No, faccio io. Presidente allenatore sindacalista, fa la sintesi perfetta. Perché ieri il tuo amico Eusebio Di Francesco ha parlato di te. Parla sempre di me. Che ha detto? Ha detto non ti muove. A proposito di giocatori, ha detto: io ricordo Tommasi da noi che un giorno uscì scortato da Trigoria e poi è diventato l'idolo della Cugna. A proposito di comportamento. Lo riferiva al fatto che qualche giocatore della Roma è in difficoltà e forse lui stesso è un attimo in difficoltà. Strano questa cosa, no? No, se è in difficoltà non è strano, perché la carriera di un atleta è avere alti e bassi, di una società o di una squadra avere alti e bassi. Quindi, poi non so, a Roma perché, ma è endemico questo? Ma non so se è endemico, parte del fare calcio qui a Roma, sapere che vanno gestite anche queste parentesi. La cosa che a Roma
una delle cose che si fa fatica a trasferire sia ai calciatori che ai dirigenti è il concetto di parentesi, perché la parentesi si apre, ma si deve anche sapere che si chiude, nel bene e nel male. Quindi invece la tifoseria, la città o la piazza, la pressione apre la parentesi e quella è definitiva. Quindi sia che si stia vincendo e quindi dovremmo vincere vita naturale durante, poi quando invece arriva la seconda parentesi, si è sorpresi e viceversa, quando le cose vanno male è tutto un disastro, finché a un certo punto vinci 3-0 una partita, si chiude la parentesi e cambia il mondo. Ma credo che il VAR oggi sia uno strumento che con mille perplessità, perché abbiamo avuto sempre, io mi rifaccio sempre a Rosetti che sta portando avanti il progetto, e lui dice sempre perché l'arbitro, che è quello che decide oggi con la tecnologia, dovrebbe essere l'unico a non vedere un errore eventualmente fatto, quando tutti gli altri lo possono vedere e si può correggere. A Roma questo concetto della seconda parentesi non c'è mai, sia nel bene che nel male. Anche nel bene, perché tu la parentesi aperta è ancora aperta, perché tu sei campione d'Italia nel 2001 e sarai sempre quello, quindi è giusto mantenere anche aperta a volte. Quella è la fortuna di smettere di giocare poi. No, quella è proprio sempiterna.